Investimento certo e conveniente per la tua attività. Prova Radio SF, pubblicità mirate e su misura. Chiamaci allo 0324 45 723 e troveremo insieme la soluzione giusta per te. Radio SF, risultato certo. Radio SF, informazione locale. Gentili amici ascoltatori, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 6 giugno, in studio Filomena Viscomi, Giuliana Murgia, ma vediamo i titoli. Parleremo naturalmente di sanità. Ieri il direttore generale dell'ASL VCO, Adriano Giacoletto, ha ribadito il punto nascita di Domodossola chiuderà. Sentiremo anche il presidente della regione, Roberto Cota, a proposito. Sempre da ASL, prevenzione delle infezioni invasive da Streptococcus pneumoniae nell'età adulta, oggi e domani tra la casa anziani di Domodossola e la sede dell'ASL di Omegna. Ricorderete lo scorso 31 maggio la giornata mondiale senza tabacco, iniziative per quanto riguarda l'ASL della VCO che verranno messe in atto anche a Domodossola a partire da domani. Marco Zacchero, il sindaco di Verbania, chiarisce la sua posizione in ordine all'ingresso di parte della città nel Parco Nazionale della Val Grande. Quest'oggi alle 10 l'Assemblea Generale delle Province Piemontesi e il Presidente della Provincia Massimo Nobili si esprime circa gli enti di primo e secondo grado. Fondazione comunitaria del VCO con la protezione civile sempre del VCO è presente sul territorio emiliano. Domani alle 16.30 l'assessore Severino ha convocato una riunione del tavolo provinciale per il frontalierato. 198esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri ieri a Verbania. Parleremo anche di Arsuni VCO conclusi corsi in specializzazione in economia agricola montana. Notizie da Villa d'Ossola, tra cui la rinuncia all'incarico di consigliere provinciale dell'assessore vice sindaco di Villa d'Ossola, Pier Marcello Perugini. I rischi naturali, una questione educativa agli alunni della quinta delle scuole Milani di Domodossola, geologi per un giorno. Dal commissariato DPS di Domodossola la sintesi della conclusione dell'operazione FAS. Ma come vi abbiamo già riferito, parliamo di sanità. Ieri nell'ambito di una conferenza stampa presso la sede dell'ASL di Omegna, il direttore generale, dottor Adriano Giacoletto, ha presentato la squadra che lavorerà e cercherà di realizzare gli obiettivi che l'assessorato regionale alla sanità ha indicato. Tra questi obiettivi, il dottor Giacoletto, dopo aver presentato i suoi collaboratori, dottor Garuffi e il dottor Rino Bisca, ha ribadito due punti fondamentali: la chiusura del punto nascita di Domodossola e l'arrivo di emodinamica in provincia. Questo fino a settimana scorsa non si sapeva bene dove potesse essere collocata, se a Domo o Verbania. Poi settimana scorsa questa decisione è giunta per emodinamica a Domodossola. Ma sentiamo il dottor Giacoletto. Nel momento in cui è stata adottata la mia delibera di nomina, in allegato alla delibera di nomina sono previsti alcuni obiettivi di mandato. Quello che, inutile stare qui a negarcelo, quello che ha fatto più notizia è stato l'obiettivo che prevedeva l'attuazione della chiusura del punto nascita di Domodossola, e correlato a questo c'era anche l'attivazione del laboratorio di emodinamica, nel quale si lasciava ancora aperta la vicenda rispetto alla possibile collocazione, cioè se fosse Verbania oppure se fosse Domodossola. Poi risolta, nel senso che scorsa settimana è arrivata una nota da parte dell'assessore alla sanità nella quale veniva per l'appunto specificato che, in deroga a quelli che sono gli standard previsti per i laboratori di emodinamica, tenuto conto della particolare situazione geografica, il VCO avrebbe avuto il suo laboratorio di emodinamica e l'avrebbe avuto, considerato che presso l'ospedale di Verbania sono in corso importanti lavori di ristrutturazione, presso l'ospedale di Domodossola. Quindi questa vicenda è stata definita
Ora io con i miei collaboratori stiamo appunto valutando, stiamo facendo delle ipotesi sia relative ai costi e sia relative all'organizzazione di questo importante servizio. Non appena tutto questo sarà definito ci recheremo presso l'assessorato alla sanità per dare ed avere rassicurazione al riguardo e darsi delle tempistiche più precise. Sull'attuazione della chiusura del punto nascita rispetto alla, come dico, la locuzione tale per cui l'unica domanda che mi si può fare è quando, perché la definizione è assolutamente chiara, attuazione chiusura punto nascita. Ovviamente anche in questo caso, in particolare il dottor Garuffi sta lavorando per valutare quali possano essere le diverse ipotesi di servizi alternativi rispetto al punto nascita attuale. Anche su questo, una volta che sarà definito e magari tra le diverse ipotesi verrà prescelta quella che sarà ritenuta più idonea, ovviamente coinvolgendo sia i rappresentanti del territorio, quindi a partire dai sindaci e tutti gli altri soggetti, non esclusi anche i comitati, vedremo di dare attuazione anche a questo altro aspetto. E questo il dottor Giacoletto, quindi non ci si, in seguito a queste dichiarazioni non ci si deve più chiedere se chiuderà, ma quando chiuderà. E a proposito di ospedali nella VCO di punto nascita emodinamica, l'argomento è stato anche trattato con il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, che abbiamo incontrato venerdì scorso presso la sede della provincia nell'ambito della firma di che c'è stata per quanto riguarda lo sviluppo economico del protocollo d'intesa. Il presidente Cota ha ribadito questi concetti. La Regione Piemonte ha più di 10 miliardi di debiti. Questi 10 miliardi di debiti sono stati causati soprattutto nella stragrande maggioranza dalla gestione del 2005-2010, ci sono lì i dati da vedere, perché la spesa sanitaria è andata completamente fuori controllo. Noi siamo arrivati e abbiamo subito fatto un'operazione incisiva di contenimento, diciamo, delle spese fuori controllo, tant'è che per la prima volta l'anno scorso abbiamo risparmiato 135 milioni rispetto all'anno precedente, quindi un'azione di buon governo, e stiamo facendo una riforma strutturale in questo senso, mettendo gli ospedali in rete. Allora, la situazione del VCO, non è che bisogna essere degli scienziati per vedersi intorno nel mondo e nelle altre realtà. Allora, la Valle d'Aosta, che è una regione autonoma, quindi che ha più risorse del VCO e che è comparabile più o meno dal punto di vista degli abitanti con il VCO, ha un ospedale, il VCO ce ne sono tre, d'accordo? Basterebbe questo, quindi non ci sarebbe neanche più bisogno di parlare. Che cosa si fa? Valorizzano quelle che sono le caratteristiche di questo territorio e si mettono gli ospedali in rete. Abbiamo una struttura Domegna che ha una sua specializzazione, l'ospedale di Verbania e l'ospedale di Domodossola lo si mette in rete in base, diciamo, a quelle che sono le esigenze effettive del territorio. E in base alle esigenze effettive del territorio non solo non si vogliono sottrarre dei servizi al territorio, ma se ne vogliono aggiungere, e infatti è stata aggiunta l'emodinamica, quindi c'è un saldo positivo. Perché è stata aggiunta l'emodinamica? Perché da Varzo per andare a Novara è troppo lontano. E allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, perché se stiamo giocando, io... Serve l'emodinamica, non lo decide il politicante di turno, lo decide il tecnico. Allora la commissione di tecnici che ha fatto la riforma sanitaria ha deciso che questo territorio aveva bisogno dell'emodinamica per i motivi che, insomma, mi sono stati spiegati. I sindaci non sono ritrovati in comune a Domo e deve
venuto fuori un po' una proposta, fare del, arriverà in regione, fare dell'ospedale di Verbania un polo oncologico con tutte le specializzazioni, quindi ad alto livello, e invece rendere l'ospedale San Biagio di Domodossola un ospedale pubblico di riferimento per tutta la provincia, quindi con tutto il resto delle specialità che ci possono essere. Questo nell'ottica della riorganizzazione. È una proposta che è interessante, però non si può valutare diciamo così in maniera superficiale, va valutata e va approfondita, è sicuramente una proposta interessante. Ecco, queste le parole della Presidente Cota, una proposta interessante, ma ribadiamo che la proposta è stata manifestata dai sindaci che si sono riuniti una quindicina di giorni fa, non ricordo esattamente la data, si sono ritrovati presso la sala consiliare del Comune di Domodossola e hanno messo dei punti fermi, un piano regionale della riorganizzazione dei punti nascita di tutto il Piemonte e per le necessarie chiusure anche di alcuni e di riqualificazioni di altri, essendo sicuri che in un piano obiettivo il punto nascita di Domodossola, che per le sue caratteristiche sarebbe quello che più di altri dovrebbe restare in attività, questo anche secondo i comitati e secondo SOS Ossola Bernardino Gallo. A livello di ASL Viciò, ribadisce Gallo, chiedere una proposta di riorganizzazione per quanto riguarda l'area materno-infantile nell'ambito dei presidi dell'ospedale plurisede, rimuovendo i responsabili del suo fascio che continuano a produrre mobilità passiva per la scarsa qualità del servizio percepita dalle donne. E ancora Bernardino Gallo, in merito alla dichiarazione del direttore generale ASL Viciò Adriano Giacoletti a proposito di chiudere il punto nascite, dice: faremo di tutto per non consentire questa chiusura. Del resto il dottor Giacoletti ha ricevuto sul punto nascite di Domodossola un mandato scritto da parte dell'assessore Monferino e non gli è consentito al momento e senza nuovi ordini di dire e fare niente di diverso. Ripropongo ai sindaci di organizzare una grande manifestazione popolare senza la quale l'assessore Monferino continuerà a fare finta di non sentire. Su questo tema c'è anche il comunicato del Movimento 5 Stelle dell'Ossola che dice: e abbiamo seguito nell'ultimo anno con interesse e preoccupazione lo sviluppo della questione sanità del VCO. Il Movimento 5 Stelle Piemonte ha votato contro la riforma sanitaria della Giunta Cota perché scettico della reale capacità di ridurre i costi della sanità. Abbiamo ascoltato le proposte del sindaco Catrini di Domodossola sulla necessità di lavorare sotto un'unica bandiera per la salvaguardia del benessere dell'Ossola e dei suoi abitanti, proposta che ci trova pienamente d'accordo. Nella situazione di deficit pubblico in cui ci troviamo, continua il movimento, non siamo contro l'unificazione dei punti nascita di città di pianura, distanti pochi chilometri l'uno dall'altro, ma diverso deve essere l'approccio per le zone montane. La vita delle popolazioni in zone di montagna va sostenuta e tutelata, poiché poter nascere in sicurezza è un diritto ed un valore per tutti. I movimenti 5 Stelle della provincia chiedono con una sola voce e compatti il mantenimento dei due ospedali del VCO, tenendo conto della specificità dei due territori, separati geograficamente ma vicini nelle problematiche. Smantellando reparti in uno dei due ospedali della provincia, vista la morfologia del territorio, non vi è modo, dice 5 Stelle, di garantire la gestione delle emergenze. Dunque i due ospedali devono essere forniti di tutti i reparti necessari alla gestione di tale situazioni, in appoggio alla DEA, non con reparti in sedi distaccate ma in loco. Inoltre, dice il comunicato del Movimento 5 Stelle, il mantenimento del punto nascite e del country pediatrico in Ossola a seguito di ottimizzazione delle risorse di personale dell'ASL VCO e del miglioramento di quello del Castelli non garantirebbero probabilmente i 1000 parti annui, ma la legge di riferimento prevede la deroga per le aree orograficamente disagiate. Sicuramente le valli ossolane sono da considerarsi tali. Questo indirizzo delle legislature chiuderebbe da solo la questione. Il miglioramento del servizio porterebbe alla riduzione della mobilità passiva che incide pesantemente sul numero di parti in provincia. Il Movimento 5 Stelle VCO conclude annunciando che nei prossimi giorni metterà in campo iniziative concrete per vincere la battaglia insieme ai cittadini.
chiediamo a tutti di pubblicizzare, di partecipare. È ora di cambiare rotta, diciamo basta a scelte che cadono dall'alto, incuranti della dignità e della sofferenza delle persone. E rimaniamo sempre in tema sanitario, parliamo della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l'iniziativa che è voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e è prevista ogni anno per il 31 maggio. L'Italia è un paese di oltre 11 milioni di fumatori. Secondo un'indagine condotta dall'Istituto Superiore della Sanità, ad oggi in Italia i fumatori sono oltre il 22% della popolazione al di sopra dei 15 anni. Le differenze di genere sono modeste e quasi si equivalgono, con circa 6 milioni di maschi fumatori contro 5 milioni di femmine. La fascia di età che conta più adepti alla sigaretta è quella compresa tra i 25 e i 44 anni, con il 28,3% di fumatori. Il 26% ha tra i 45 e i 64, infine il 18,8% tra i 15 e i 24. Una percentuale molto alta se si tiene conto della giovane età. Il nostro territorio per numero di fumatori rientra nella media nazionale, circa il 20% della popolazione infatti ha il vizio del fumo. Il sistema sanitario regionale fornisce professionisti e servizi validi per aiutare il fumatore a smettere. Il medico di famiglia e gli operatori dei centri per il trattamento del tabagismo presenti in tutte le ASL del Piemonte in totale sono 41. Per quanto riguarda la nostra provincia, il VCO, nel VCO il centro per il trattamento del tabagismo attivo da qualche anno è finora strutturato su due sedi, Verbania e Gravellona Toce, ma da domani è possibile rivolgersi anche presso il CERT di Domodossola, questo per celebrare al meglio la giornata mondiale senza tabacco. Da domani sarà attivo presso il CERT di Domodossola in via Nenni 11 l'ambulatorio Solano per il trattamento della dipendenza dal tabacco. Con la nuova struttura cerchiamo di raggiungere sempre più fumatori, ha spiegato il dottor Angelo Bove, referente del progetto, e in ogni caso l'ampliamento del servizio si è reso necessario anche considerando che già ora il 35% delle persone in trattamento arriva dall'Ossola. Il nuovo ambulatorio sarà aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17. L'accesso è gratuito, è possibile previa prenotazione diretta o telefonica, telefonando allo 0324 49 13 35 senza impegnativa. Restano inoltre attivi l'ambulatorio di Verbania e quello di Gravellona. Il fumo di tabacco non è un semplice vizio, ma una vera e propria dipendenza. La maggior parte dei fumatori prova a smettere da solo, ma la ricaduta è dietro l'angolo. Smettere di fumare è un percorso difficile ma possibile, farsi aiutare aumenta notevolmente la possibilità di smettere. Circa un terzo degli utenti che si rivolgono al nostro servizio riescono definitivamente a dire addio alla sigaretta. Queste sono le rassicurazioni del dottor Bove. E ancora ASL, oggi a partire dalle 20 alla Casa Assistenza Anziani di Domodossola e domani sempre alle 20 nell'Aula Magna della sede ASL di Viale Mazzini a Omegna, luogo un corso rivolto a medici di medicina generale, medici igienisti, biologi e chimici sulle infezioni batteriche da Streptococcus pneumoniae negli adulti e sulla loro prevenzione con il vaccino antipneumococcico 13 valente. Tale vaccino previene la gran parte delle infezioni da pneumococco sia in età pediatrica che nell'adulto. Ogni anno in Italia si notificano 200 meningiti pneumococciche, fino a 70.000 polmoniti con circa 5.000 decessi a esse correlati. Prevenire queste patologie è importante e a tal fine è fondamentale diffondere buone pratiche. Il corso è indirizzato prevalentemente ai medici di medicina generale per cominciare, dice ASL, a costituire una rete di alleanze indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle problematiche sanitarie ed economiche, oltre che assicurare agli assistiti un percorso sanitario che integra prevenzione e clinica. Cambiamo argomento, parliamo di riorganizzazione enti locali. Ricordiamo questa mattina alle 10 l'Assemblea Generale delle Province Piemontesi a Torino e su questo interviene sulla razionalizzazione dei servizi erogati da enti e uffici periferici dello Stato e della Regione nella dimensione provinciale. Per quanto riguarda poi l'accorpamento e la riduzione del numero delle province, interviene Massimo Nobili, presidente
e della VCO. Il dibattito sugli enti intermedi non si smorza. L'argomento è stato ripreso con la notizia dell'elaborazione da parte del governo Monti della spending review per la realizzazione dei costi, per la razionalizzazione, dei costi dell'apparato pubblico e il contestuale richiamo della BCE sulla necessità di una riduzione del numero delle province piuttosto che una loro regressione a enti di secondo grado, con funzioni di coordinamento ancora tutte da decidere e precisare. La strada indicata dalla Banca Centrale Europea si sposa perfettamente con quella già intrapresa da UPI e UPP fin dall'inizio di questa tornata storica, in cui senza più possibilità di dilazioni si chiede al Paese di rinnovare il proprio assetto istituzionale attraverso un processo di snellimento e modernizzazione. Un punto sul quale insistiamo, così come si evince dall'emendamento del testo del Codice delle Autonomie, al quale in modo bipartisan hanno lavorato relatori PDL e PD, è il mantenimento dello status di enti di primo grado con elezione diretta degli amministratori per le province. Questo anche per analogie ed equità rispetto a quanto è previsto per le città metropolitane. Non si capisce dunque perché enti di area vasta con funzioni e competenze assimilabili e in gran parte identiche dovrebbero ricevere un trattamento differente, severamente penalizzante in termini di rappresentanza democratica dei territori e comunità, rimarca Nobili. Una riforma seria e incisiva negli obiettivi che si propone è l'adozione di un nuovo codice delle autonomie in grado di attuare una revisione integrale e coordinata di enti e istituzioni che sono la struttura portante dello Stato. L'UPP ha con al suo fianco la Regione Piemonte e continua nel suo impegno affinché ciò avvenga con tempestività e condivisione, evitando il pericolo di vuoti di mansione e deleghe. Siamo pronti per la razionalizzazione, essenziale però che non sia calata dall'alto con il rischio di una regressione, deve essere invece un'occasione decisiva per un passo avanti verso un sistema più snello e funzionale alle aspettative di cittadini ed imprese, con meno costi e burocrazia. Marco Zacchera, sindaco di Verbania, che aspira all'ingresso della città nel Parco Nazionale della Val Grande, dopo la netta presa di posizione del sindaco di Vogogna Borghi, ha dichiarato: non pensiamo di spostare la sede del parco da Vogogna né di utilizzare i fondi dell'area per finanziare gli alberghi del lago. Inoltre ha detto: vogliamo rapportarci con correttezza con tutti i soggetti e valorizzare anche la parte abitata adiacente a quella selvaggia. Alle 16.30 di domani, giovedì 7 giugno, presso la Presidenza, l'assessore Marcella Severino ha convocato una riunione del tavolo provinciale per il frontaglierato. I temi che verranno affrontati sono i seguenti. Con l'assessore Blardone verrà fatto il punto sugli interventi compiuti per contribuire a risolvere i problemi di mobilità dei frontalieri verso e dalla Vallese. Tra questi anche la copertura economica degli allacciamenti elettrici per l'illuminazione del posteggio e il funzionamento dell'ascensore alla stazione di Iselle. Incontro poi con il dottor Alessandro Scandella, responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Novara VCO. Con l'assessore Bendotti verrà analizzata l'opportunità di inserire prodotti locali nei servizi di catering e ristorazione dei treni internazionali. E ancora la predisposizione di una lettera al presidente Cotta per inoltrare domanda di inserimento di un rappresentante delle zone di confine nel gruppo di pilotaggio Italia-Svizzera, che lo scorso 24 maggio ha aperto il confronto sugli accordi fiscali tra i due paesi. E sempre all'assessore Blardone il punto su richiesta dei frontalieri impiegati in Canton Ticino sugli interventi ANAS per la messa in sicurezza e il miglioramento viabilistico della statale del Lago Maggiore. La protezione civile del Verbano Cusio-Ossola, da come saprete, è certamente presente sul territorio emiliano colpito dal terremoto. Ha iniziato il gruppo assicurando un servizio con turni di lavoro con 10 persone sempre operative al giorno. La squadra sarà anche ulteriormente rafforzata con altri elementi. Il presidente del coordinamento provinciale della protezione civile, Stefano Barassi, rivolge un appello a tutti i cittadini e le imprese del Verbano Cusio-Ossola affinché con estrema immediatezza siano offerte risorse economiche a supporto delle attività logistiche e di preparazione dei pasti che in questi giorni arrivano, per quanto riguarda quelle che noi forniamo, alle 1000 unità giornaliere. La Fondazione Comunitaria del VCO, rispondendo a questo appello, ha
ve l'avevamo già diciamo, vi avevamo già informati su questo, ha erogato una somma di 5.000 euro, ma è stato solo un piccolo passo, perché poi si è attivato subito il fondo calamità dedicato appunto alla protezione e all'aiuto della comunità del Liscio nel caso, in questo specifico frangente dell'Emilia, e per cui si invitano cittadini, imprese, enti locali, insomma, a fare da catalizzatori per la raccolta di fondi che provengono appunto, possono provenire dalla nostra zona. Il fondo di pronta erogazione è stato costituito con la Fondazione Comunitaria del VCO, focalizzato ad aiutare chi aiuta e a sostenere la parte umana più preziosa del territorio. I contributi vanno versati alla Fondazione Comunitaria, alla quale potete rivolgervi per sapere tutti i dati della banca, l'IBAN e così via. E naturalmente le organizzazioni di volontariato vanno ringraziate, che in quanto offrono la loro generosità a tutte le altre comunità del territorio nazionale. Venerdì scorso, presso la biblioteca del Collegio Rosmini a Domodossola, si è tenuta la cerimonia conclusiva del corso di specializzazione in economia agricola montana, organizzato dall'associazione Arsuni VCO in collaborazione con l'Università della Montagna di Edolo e con l'Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno e con la sezione associata dell'IPA Silvio Fobelli di Crodo, e patrocinato e sostenuto dalla provincia del VCO, dalla comunità montana delle Valli dell'Osso, la Camera di Commercio, Fondazione Comunitaria Comune di Domodossola, UNCEM e Regione Piemonte. Nel corso degli interventi è stato evidenziato come il corso sia stato un esempio di successo della capacità di fare sistema tra diverse istituzioni a vantaggio di un progetto didattico e professionale volto concretamente a valorizzare le risorse del territorio. Il 198esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri è stato ricordato ieri a Verbania alla presenza di autorità militari, civili, ma anche di amministratori locali. È stata l'occasione per fare un bilancio dell'attività degli ultimi 12 mesi da parte del comandante colonnello Luca Politi. Dalla relazione presentata si evince un netto aumento delle attività di contrasto al crimine, più 22% rispetto al periodo precedentemente considerato. Importanti interventi contro il crimine organizzato, per lo più dedito a rapine e traffici di droga. Intensificato anche il lavoro di prevenzione attraverso perlustrazioni sul territorio e controlli. Ricordiamo che il furto è il crimine in cima alla lista nel nostro territorio, ma anche intensificato il contrasto alle violenze sessuali, ai reati di stalking e le azioni di tutela dei minori. 10 sono stati i riconoscimenti assegnati all'appuntato Salvatore Addamo, i carabinieri Alessio Graziano, al maresciallo Augusto Spirito, all'appuntato Riccardo Mallozzi, al maresciallo Guido Marchionini, al vicebrigadiere Santo Rinaldi e ancora al tenente Cristian Tapparo, comandante del nucleo operativo della compagnia di Verbania, e ancora al maresciallo Rosario Mazzaccaro del nord della compagnia di Domodossola, e ancora al comandante Paolo Puglisi, comandante della stazione di Omegna. Tutti questi riconoscimenti per diverso titolo. Avevamo anticipato il tema geologi per un giorno, lo tratteremo domani, ricordiamo, riguarda gli alunni della classe quinta elementare delle scuole Milani di Domodossola. La recente nomina di Francesco Pesce ad assessore nella giunta omegnese e la conseguente rinuncia all'incarico di consigliere provinciale ha determinato la nomina di Marcello Perugini presso il consiglio provinciale in quanto primo escluso della lista PD nelle elezioni 2009. Tuttavia Perugini, essendo già assessore e vice sindaco a Villadossola, ha deciso di rinunciare all'incarico provinciale, che peraltro è compatibile dal punto di vista istituzionale, preferendo dedicarsi completamente alla causa villadossolese, evitando quindi di ricoprire più incarichi contemporaneamente. In un momento di grande disaffezione verso la politica, caratterizzato troppo spesso da comportamenti discutibili da parte dei vari politici di turno, questo è da considerarsi un bel gesto altruistico e coerente,
Speriamo che comportamenti come il suo e come quello dell'assessore Pesce possano servire da esempio nel nostro panorama politico, diventando in futuro la regola, non l'eccezione. Sempre da Villa, fontana per l'acqua pubblica naturale gasata anche a Villa Dossola al costo di 6 centesimi al litro. L'amministrazione comunale ha aperto la gara pubblica, le offerte vanno presentate entro il 29 giugno. E sempre ancora da Villa, sindaco e amministratori comunali domenica scorsa si sono rimboccati le maniche e uniti ad un gruppo di volontari hanno tagliato erba e pulito le aree verdi. Era l'ultima per oggi. Il tempo, l'estate, come avete visto, non sta ingranando affatto. Giornate variabili con rovesci in prevalenza sulle Alpi, temperature in diminuzione. Se c'è tempo per dire non c'è tempo, grazie a tutti per l'attenzione. Linea alla rete. L'intento che è il comune di Crevola.